Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. La nostra attività è principalmente di sistemare, aiutare e comunque mettere in sicurezza le strade provinciali e i pericoli sono tanti perché gli utenti sono tanti, molti non si rendono conto che dietro un segnale di lavoro in corso c'è chi sta lavorando per la loro sicurezza. È un momento difficile dove molte persone sono nervose, siamo molto distratti soprattutto dai telefoni, però appunto bisogna fare molta attenzione perché dietro a un segnale appunto c'è chi sta lavorando, chi sta mettendo in sicurezza una strada. Noi abbiamo paura, sì, perché comunque abbiamo famiglia, quindi io ho tre figli e quindi giustamente vorrei tornare a casa la sera a salutarle come sempre. C'è bisogno proprio di collaborazione da parte di tutti, in questo momento da parte degli automobilisti. Speriamo successivamente anche da parte dell'amministrazione assumendo qualcuno in modo da poter appunto essere un numero adeguato da poter svolgere i lavori in sicurezza. Negli ultimi 2 anni sono morti 4 colleghi, gli ultimi sono morti neanche un mese fa e gli altri 2 colleghi sono morti 2 anni fa nel 2019 in un altro tragico incidente dove comunque a causa di magari di negligenze o comunque non si sa bene le motivazioni si possono anche evitare. Noi rischiamo tanto, molte volte evitiamo incidenti per poco, a volte evitiamo per poco e questa volta è andata male, però il problema è che evitandoli per poco prima o poi capita, è inevitabile, non si può, purtroppo la legge dei grandi numeri dice quello. Lei ha paura di andare a lavoro? Sì, assolutamente, tutti i giorni. Io tutti i giorni spero di tornare a casa, perché ormai la gente non va più in macchina, la gente con tutti questi dispositivi maledetti non guida più la macchina, quindi per cui noi siamo un intralcio ulteriore, perché la gente ha solo fretta di correre. Appunto, cercate di non usare il telefono mentre guidate e avere un occhio di riguardo per le persone che stanno sulla strada, non solo per noi che lavoriamo, ma anche per i ciclisti, anche per chi appunto passa sulle strade. Purtroppo c'è poca attenzione e c'è molta fretta, molta frenesia, no? per chi viaggia.